Per correre occorrono delle buone gambe, ma anche delle ottime scarpe. E la Goba è l'azienda dove potrai trovare tutto ciò che ti serve per soddisfare le tue esigenze. Running, atletica, calcio, calcetto, padel, tennis, volley. Giancarlo ti aspetta a Monte Cassiano o nei vari appuntamenti budistici marchigiani. Ed eccoci in Ancona da giovedì a domenica, da giovedì 22 a domenica 25 per i campionati italiani Master. Una grande partecipazione, c'è sempre entusiasmo in queste manifestazioni riservate proprio agli over 35, ma qui abbiamo avuto degli atleti da 60, 70, 80 e anche 90 anni. 1400 complessivamente gli atleti che sono stati qui in Ancona in questo weekend, che hanno riempito gli alberghi della città di Ancona, ma non solo, anche le città vicine. Ora andiamo a sentire Emma Mazzenga per le sue grandi prestazioni. Ed Emma Mazzenga è un atleta che non si è tirato indietro, con due record del mondo nei 60 e 200. Con Emma, dopo questo record mondiale dei metri 60, se l'aspettava? No, sinceramente. Avevo qualche possibilità, ma non ero sicuro che se l'avrei fatta. Lei ha gareggiato a lungo qui nelle Marche, a Macerata. Che cosa le ha lasciato questo contatto con le Marche? No, un bellissimo ricordo di tante persone gentili. Mi sono trovata in una società bellissima e ho dovuto per necessità tornare a Padova. Comunque sono stata molto bene a Macerata. Ora naturalmente è tornata nel suo Veneto. Come va l'attività su? Ah, bene, bene. Adesso poi ho la mia amica Rosa Marche che mi segue, quindi c'è una bella squadra con molti master e quindi posso gareggiare. Bene. Il tempo lo trova? Beh, sono in pensione, il tempo ne ho anche troppo. Beh, avrà certamente altri interessi. Di cosa si interessa attualmente, dopo tanti anni di scuola? Dopo tanti anni di scuola leggo ancora molte riviste scientifiche perché sono rimasta... E poi leggo libri, frequento qualche mostra, vado al cinema... Sto a casa, faccio i lavori a casa. Insomma, una vita da pensionata e da sportiva. Esatto, esatto. Per mantenersi in forma. Beh, soprattutto per star bene, per dire la verità. Bene, congratulazioni allora per questo bel risultato. Grazie, grazie. Ampia la partecipazione anche degli atleti marchigiani che hanno portato a casa ben 24 ori, più tantissime altre medaglie argento e bronzo. Una partecipazione, come vedete, che va dalle gare in pista, dalla velocità ai 60, agli ostacoli, all'alto, all'asta, al lungo, cioè quasi una presenza completa, poi anche delle gare all'aperto per quanto riguarda i lanci lunghi col disco, peso, martello con maniglia, martello senza maniglia, insomma un'attività che ad ampio raggio. E le società marchigiane naturalmente erano presenti, in buona parte quelle che fanno un'attività completa, in particolare nel settore della pista, anche perché poi le altre società che fanno attività podistica in molti centri non ci sono impianti per fare un salto in alto, un salto in lungo, quindi è un po' impossibile cercare di diffondere il verbo dell'atletica in tutte le località. Qua intanto vediamo proprio uno degli atleti, 83 anni, Francesco Bruni della Collection, che gareggia da solo negli ostacoli. Guardate, a 83 anni non è semplice superare gli ostacoli. Poi lo vedremo anche nel getto del peso, dove ha ottenuto anche lì una buona prestazione. Lui gareggia soprattutto per quanto riguarda qui le prove multiple, il pentathlon per la categoria appunto degli ottantenni. Eccolo qua, questo formidabile giovanotto di 83 anni che ancora riesce
ad essere sempre pronto per le varie gare a livello nazionale e internazionale. Eccolo qua, lo vediamo subito nel peso, guardate la sua tecnica, è un passettino ma un braccio ancora che si difende molto molto bene con un lancio, dice che non è soddisfatto, ma insomma una buona prestazione. E qui andiamo a guardare questa finale per quanto riguarda i 75enni, vedete c'è chi parte con i blocchi, chi non parte, chi parte senza blocco e chi addirittura probabilmente non sente bene lo sparo, si ferma dopo due passi e guardate che bella azione per i 75enni, che bella azione veramente che dimostrano di avere su questa distanza dei 60 metri. Quelli qua con il tempo, vedete 10.02, il tempo, il cronometro è stato fermato. E qui invece abbiamo un marchigiano di eccezione, e parlo naturalmente di Livio Bugiardini, lo vedete là con la magliettina rossa della SEF Macerata, poi vicino a lui con la magliettina gialla c'è un altro atleta, un ottimo atleta, Vincenzo Barisciano, lui arriva da Campobasso, ma gareggia per l'Atletica Rimini in questo momento. Eccolo qua, guardate che partenza che ha proprio il nostro Livio. E qui siamo il tratto finale, proprio nell'ultimissimo metro lo supera proprio Vincenzo Barisciano con un'ottima prestazione per entrambi, 8.66 dice il cronometro, ma quindi poi questi sono i 60, poi lo rivedremo sia nei 200 che nei 400. Ecco qua, ora viene congratulato naturalmente al termine di questa prestazione. Eccolo qua ancora, qui siamo nella partenza dei 400 per Livio Bugiardini, SEF Macerata, 75 anni, questa è sempre la categoria dei 75 anni, a 75 anni, insomma corre un 60 in quei tempi, di sotto dei 9, 8.66, quello qua guardate qua nei 400 come va via molto spedito, nei 60 avete visto nella parte finale aveva un pochettino accorciato il passo, qua invece si distende molto bene, quello qua al centro qui della pista di Ancona, del Pala Casali, vedete là i coni segnalano che non bisogna tagliare prima, non andare alla corda prima. Ecco qua, compiuto il primo giro per ormai imprendibile il nostro Livio Bugiardini, ex calciatore, lui fino a 30 anni, 34 anni ha giocato a calcio, ha un figlio che è stato un bel campione nei 1500, ha vinto anche diversi titoli italiani, poi ha dovuto smettere per problemi tendini, ma il papà, che ha cominciato diciamo tardi l'atletica leggera, si distingue molto molto bene. Il tempo finale 1:05.70, un'ottima prestazione che andiamo ad ascoltare, ora sentiamo un po' le sue impressioni. Di nuovo un bel successo anche nei 4, come lo giudichi questo tempo? Il tempo, diciamo, un tempo meglio che c'ho adesso, perché un po' di tempo fa stava un po' meglio, però va bene così. Se c'era qualcun altro che si poteva fare magari la gara insieme, poteva venire qualcosa di meglio, però vabbè, va bene così, va bene così. Con questa gara termina qui la tua attività nelle indoor oppure c'è la staffetta? C'ho 200 domani e poi la staffetta. Sei indistruttibile. Indistruttibile. Per dare una mano alla società, siccome siamo rimasti in pochi, bisogna dare una mano, come fai? Allora bisogna fare un po' tutto. Emanuela, anche Emanuela, insomma, ha portato il suo contributo, un bel 400, no? Bravissima, l'ho vista prima, ha fatto una bellissima gara, a livello dei suoi tempi. No, no, va benissimo, benissimo così. Ed ora andiamo a vedere un'altra medaglia per le Marche, quella conquistata qui nei 3000 da Andrea Falasca Zamponi, che gareggia per l'Atletica Potenza Picena. Anche lui è un M35, quindi da qualche anno che ormai è nella categoria dei master. Eccolo qua che sta in seconda posizione, la magliettina gialla, c'è qui tutta la società presente. Naturalmente Di Lello che lo segue, Franco Leandrini che è il presidente della società, e subito dopo il secondo giro ha preso il largo e ormai va tranquillamente diciamo al successo, è passato i 1000 in 3.02.09, nei 2000 in 5.58.5 e conserva questa andatura, anzi aumenta un pochettino anche nel tratto finale. Eccolo qua, siamo ora a pochi attimi dall'arrivo, c'è un ultimo giro, suona la campana, avete il passaggio in 8.14, mi pare di aver visto dal cronometro, quindi deve chiudere in maniera tranquilla per scendere sotto i 9. E qui pensate un po' che il record italiano qui è stato ottenuto da Angelo Carosi addirittura molti anni fa, prima del 2000, a Genova in 7.54 e 36, quindi sotto gli 8 minuti
avrebbe doppiato qui tutti, ma Carosi era veramente un talento. Eccolo qua comunque il nostro Andrea che va a chiudere, supera e doppia diversi atleti e chiude in 8:52.72. Al secondo posto c'è Jacopo Boscarini, Atletica Grosseto. Poi abbiamo Galasso di Pordenone, Di Giulio che arriva da Canosa in provincia di Bari e poi altri atleti, naturalmente sono rappresentati qui tutte le regioni italiane. E qui siamo passati ai metri 1500, dove vedete in testa con la magliettina della Self Stamura ancora un altro marchigiano, Mattia Franchini, Osimano, lui di origine. Dietro di lui c'è Mattia Rizzo dell'Atletica ed il Market Sandrin, sempre di Pordenone, poi c'è un altro atleta sempre di Pordenone e poi per Catanzaro di Lamezia c'è Bruno, eccolo qua, quello che sta spingendo molto bene in questo tratto qui della gara. Qui siamo a ultimo giro per quanto riguarda il nostro atleta marchigiano Mattia Franchini, che ormai è imprendibile per tutti, una buona accelerazione, vedete, ottimo il passo, anche il ritmo, un bel finale devo dire. Naturalmente qui siamo su tempi al di sopra dei 4 minuti, ma comunque una bella prova per il nostro Mattia che va a chiudere questa competizione. Quello qua con il tempo di 4:09.88 e precede Rizzo, Mattia Rizzo di Pordenone con 4:12.44, poi 4:15.42 Galasso, quindi diciamo una buona prestazione per lui. Andiamo a vedere un altro atleta delle Marche, qui di Fossombrone, si tratta di Giuliano Costantini, atleta sempre dell'M75, quindi 75 anni, qui nel lungo dove ottiene 4:47 ottiene la vittoria naturalmente e poi farà molto bene anche in altre specialità, nel triplo che è la sua diciamo specialità di elezione con 10:13, nel disco addirittura con 36:62 e quindi porta a casa, poi c'è anche l'alto dove vince con 1:33, quindi porta a casa 4 titoli italiani. Eccolo qua che lo vediamo qui, queste immagini frontali dove questo è un nullo, vede la bandina rossa del giudice, ma comunque diciamo 4 titoli italiani per Giuliano Costantini di Fossombrone. Saltare a 75 anni 4:47 sicuramente non è uno scherzo. Giuliano Costantini dimostra ancora una vitalità inesauribile. Ti ringrazio per le parole. Comunque sono il campione uscente del salto triplo, che è la mia vera specialità. Il lungo lo accompagna con risultati buonissimi per me e per le Marche. Intanto mi godo questi risultati, mi alleno, sono contento di rappresentare la regione ai prossimi campionati del mondo. E così, continuiamo così, sono molto contento. Beh, tu hai cominciato l'attività come triplista, soprattutto io ti ricordo molto bene, negli anni 70. Questa passione poi dopo, come fai a portarla avanti, visto che a Fossombrone non c'è un impianto dedicato all'atletica leggera? Perché di famiglia, c'avevo un fratello oggi scomparso che... Paolo, no? Paolo, che ha sempre... ci siamo quasi gemelli, c'è un anno di differenza, siamo andati avanti per 50 anni insieme così. Nel DNA, la voglia è grossa, mi alleno a Fano quando posso, certamente non è il massimo perché mancano le strutture, però ci metto l'impegno, cerco di risolvere i problemi in maniera così adeguata. Torniamo a vedere qua le immagini del peso, qui normalmente il nostro atleta che arriva da San Benedetto, Bruni, Francesco Bruni della Collegio Atletica San Benedettese, che abbiamo già visto all'inizio della trasmissione, non soddisfatto del suo lancio, ma sicuramente una buona prestazione. E qua invece ora va in pedana un altro atleta di spicco, Giorgio Carbonaro, ex direttore del centro studi della FIDAL, che anche lui insomma ci cimenta qui nelle prove multiple che andiamo ad ascoltare. Ora c'è questo corso di scienze motorie dove diciamo gli studenti si preparano all'attività sportiva, ma poi di parte pratica lì se ne fanno molto molto poca. Diciamo che la riforma del 2000 che ha portato l'istituzione diciamo, della facoltà o del corso di laurea in scienze motorie è stato molto positivo, però probabilmente il mondo dello sport, delle attività motorie non era pronto e quindi diciamo, si sono dovuti appoggiare in qualche maniera ad altre facoltà, ad esempio medicina, addirittura in alcuni casi anche lettere. Quindi purtroppo non c'era una storia che permettesse di fare una università con veri tecnici sportivi e quindi con attività anche pratica. Quindi alla fine era
però almeno abbiamo fatto dei passi avanti dal punto di vista scientifico. Attualmente esistono questi licei sportivi, come li giudichi? Servono a qualche cosa? Non lo so, io ne conosco qualcuno e diciamo non mi piacciono tanto, perché magari alla fine se fa un ragazzo che si iscrive al liceo sportivo, da una parte pensa di fare dello sport, dall'altra magari spera di studiare meno altre cose e quindi è un po' un'arma a doppio taglio, però chiaramente ci sono e dovrebbe essere una specie di anticamera per loro, di antipasto per andare poi a scienze motorie. Il problema grosso su scienze motorie è che poi questi ragazzi dovrebbero andare a insegnare nelle scuole superiori e per fortuna adesso finalmente anche alla primaria, anche se solo per due classi, quarta e quinta. Questa è una cosa molto positiva, però temo che anche lì non ci sia ancora una, come si può dire, un'impronta del mondo dell'attività motoria e sportiva. Tu che il mondo dell'atletica lo conosci dal di dentro, questa innovazione che vogliono portare nel salto in lungo, come la vedi? Semplicemente, personalmente la ritengo assurda, cioè se vogliamo fare prestazioni migliori, allora che ne so, possiamo fare anche la pista in discesa, no? Possiamo mettere la zona di caduta più in basso, possiamo inventarci tante cose. Ma questa qui è una cosa che praticamente delegittima le capacità del saltatore in lungo, non so se anche triplo, diciamo parliamo di lungo, perché elimina una delle capacità fondamentali dal punto di vista della coordinazione, che è la capacità di orientamento e differenziazione. Cioè se io non devo differenziare la rincorsa, a questo punto il salto in lungo lo possono fare tutti, anche velocisti. E non c'è più il problema di differenziare, perché se si fanno tanti nulli è perché manca questa capacità che deve essere appresa negli anni giovanili. Insomma, tu dici no, insomma, via. No, assolutamente no. Restiamo sempre nel peso, qui vedete impegnato Hubert Indra, che arriva dal Sud Tirolo, atleta poliedrico, lui si cimenta oltre che nelle prove multiple nell'asta, dove anni fa era in grado di saltare al di sopra dei 4 metri, ora insomma anche per lui l'età è passata, ma andiamo a sentire un po' le sue impressioni. Ed eccoci qua con Hubert Indra. Per quanto riguarda l'atletica, tu la conosci veramente dal profondo del cuore, passi dall'asta agli ostacoli, al lungo, al peso. Com'è nata questa passione? Ma io già dai miei anni giovani ho fatto sempre prove multiple e adesso naturalmente con gli anni ho mantenuto la mia forma. E mi piace allenare in sistemi alternativi e anche multiple, diciamo così. Voglio essere bravo in più discipline, non in una. E mi piace quando la gente mi chiede cosa fai oggi e io dico, chiedimi cosa non faccio oggi. Beh, oltre all'atletica, probabilmente, visto che provieni dal Sud Tirolo, farai anche lo sci. Sì, ma negli ultimi 5 anni ho preferito di mollare un po' l'attività sciistica, perché vado volentieri veloce e se succede qualcosa o danneggio qualcun altro o le mie ginocchia, e allora sarebbe finita per sempre. Quante ore dedichi allo sport? Ma io sono tra l'altro anche tecnico e alleno i giovani e soprattutto salto con l'asta e trippo, e io sono regolare. Non mi alleno troppo, ma mi alleno in modo regolare. Questo è molto importante per il massa. Su, oltre alla passione per l'atletica, di cosa ti interessi? Come è la tua giornata? Ma io mi interesso di tutto, di sci fondo, di calcio e soprattutto come attività fuori, comitato olimpico, è la pesca mosca. Ritorniamo nei salti, qua il salto in lungo con la Moroni, Federica Moroni, quarantenne, perlomeno F40, e quindi una grande atleta, è stata azzurra in questa specialità del salto in lungo, ma ora andiamo a conoscere, anzi a rivedere dopo molti anni, qualche atleta marchigiano. Perché per me l'atletica è vita, è bellissimo stare in questo ambiente a prescindere dal risultato, mi diverto tantissimo. E c'è una bellissima squadra, siamo molte, e siamo molto unite, ci sosteniamo a vicenda. Non avrei mai pensato,
a quest'età di ritornare all'atletica, però sono felicissima, contenta. Niente, sono stata 20 anni ferma. Ho ricominciato 2 o 3 anni fa, però all'inizio con tanti dolori e poi si sa, a quest'età c'è da conviverci. Cosa farai oggi? Oggi farò il lungo e l'alto. E dopo 15 anni ho deciso di tornare in pista e sono qui al Pallavendolo di Ancona e speriamo bene, vediamo. L'emozione è sempre la stessa come 35 anni fa e quindi riproviamo le stesse sensazioni. Sono rientrata perché? Perché la passione non è finita mai, però non ho trovato mai il modo per rientrare. Poi ho conosciuto una ragazza che faceva atletica e mi ha detto se volevo riprovare e quindi sono rientrata con la stessa voglia che avevo quando avevo 15 anni. Per Civitanova sei andata ad abitare dove? A Pollenza e quindi mi alleno a Macerata con la SEF e ho una figlia di 10 anni che non ha seguito le mie orme ma fa pattinaggio, che è un bellissimo sport anche quello, però avrei voluto che facesse atletica, invece non c'è stato modo. Una buona partecipazione anche nei lanci, come vediamo, oltre che naturalmente l'impianto qui interno dove c'è soltanto il peso, all'esterno c'è il giavellotto, i lanci lunghi, insomma il disco e così via, il martello. Quindi complessivamente sono 80 gli atleti marchigiani che hanno preso parte a questa competizione. Vediamo un po' le medaglie d'oro tra quelle che abbiamo già visto, dai 1500 di Mattia Franchini, Andrea Falasca Zamponi per quanto riguarda i 3000, l'alto Valentino Teodori di Fabriano, Livio Bugiardini per quanto riguarda i 200 e i 400, poi l'alto sempre Giuliano Costantini per la categoria sempre M75 con 1,33, poi Costantini si è aggiudicato anche il lungo, il triplo, il disco, il giavellotto per gli ottantenni, Vincenzo Cappella, SEF Macerata, il pentatlo a Bruni della Collection, il peso per 85enni addirittura Giuseppe Miccoli, atletica Fano Tech Fem, un 7,33 metri, ottima misura, il martello Giuseppe sempre a Miccoli, 85enne di Fano, martello con maniglia Franco Marchegiani della Collection, il disco femminile 35enne Sabrina Bristoff, martello 35enne Veronica Lozzi atletica Osimo, l'asta per i quarantenni a Deborah Cappella della DLF di Ancona, il martello sempre con maniglia Deborah Cappella Sport DLF di Ancona, il pentatlo sempre a Deborah della DLF, 400 a Veronica Patrizia Perez, 400 femminili a Emanuela Stacchietti che poi vedremo, il lungo a Patrizia Nardi per le settantenni, sempre Nardi, poi si è aggiudicato anche il triplo, sempre per le settantenni, e per i 200, per i 75enni, ad Anna Di Chiara della podistica Montegranaro. Qui intanto vediamo la gara di marcia, per quanto riguarda i 75enni, vedete un buon ritmo, addirittura qui si sta marciando su buoni livelli, gruppo numeroso, insomma la marcia attira sempre, diciamo, nel settore master. C'è anche Sergio Domizzi qua che vediamo con la magliettina rossa della Avis Macerata e insomma quindi una prestazione sempre dignitosa che Domizzi ormai è abituato a fare queste gare di marcia. Era Domizzi da giovane un ottimo atleta soprattutto nel mezzo fondo e nella mezza maratona e poi dopo naturalmente problemi tendini, tempo a disposizione. Ha dovuto mollare un po' la corsa e si dedica soprattutto alla marcia e qualche altra specialità così per completare la giornata o completare il divertimento quando viene qui a gareggiare. Qua intanto sono gli ottantenni, quello che vedete inquadrato col pettorale 3, pensate è Pier Giorgio Andreotti, nipote di Giulio Andreotti, è stato, ricorderete Giulio Andreotti, ex DC, no? un esponente valido di questo partito, e qui partecipa ai medi 3000 di marcia con tanti amici. Questa è una sua passione che aveva fin da giovane, quindi Pier Giorgio ha portato avanti questa marcia, ha fatto anche ottimi risultati naturalmente all'età di 25-30 anni, poi naturalmente è diventata una semplice passione. Qua 18-38 comunque per questa gara della marcia 3000. E qui andiamo a vedere questa finale dei medi 400 per le settantenni, dove c'è qui in corsia 5 la Micheletti, Anna Micheletti,
che ha lavorato a lungo nella Federazione di Atletica come impiegata, eccola qua in corsia 5 che già si avvantaggia, e con lei c'è Ferrini e poi c'è Chiarina D'Alonso, altra atleta dell'Atletica Osimo Brancaccini. Qua intanto vedete il netto il vantaggio della Micheletti, poi qua in sesta corsia invece abbiamo la Ferrini del Cuspisa, la D'Alonso eccola qua dell'Atletica Amatori Osimo, poi c'è la Bondoni della Amatori Atletica Casorate, provincia di Varese. E qui sono partite anche le 75enni con Anna Di Chiara, che stiamo vedendo, della Podistica Montegranaro. Sarà lei la vincitrice per questa categoria, 48,93 il tempo, mentre va a chiudere qua invece la Micheletti dell'Atletica Roma Atletica, quella qua che chiude questa competizione. Al secondo posto c'è la Ferrini, poi la D'Alonso e la Bondoni. Quella qua, Chiarina D'Alonso, protagonista, sempre partecipato a moltissime competizioni sia su strada che in pista. E questa è la Bondoni che chiude un tempo al di sopra dei 2 minuti per questi 400 metri. Ora andiamo a vedere un'altra gara, sempre in chiave Marche naturalmente, qua mentre le atlete stanno uscendo. E qui abbiamo in corsia 5, la matitina rossa è quella di Emanuela Stacchietti della SEF Macerata, lei è stata atleta anche azzurra nel settore giovanile e ora naturalmente è in pensione, l'età è 65enne e quindi comunque corre, me la ricordo, correva con molta eleganza da ragazza, è una tecnica ancora gli è rimasta, anche se la velocità naturalmente è diminuita. Quella qua intanto è il passaggio delle altre atlete, oltre alla Stacchietti c'è la Picone, la Paiuca, la Forti e la Venturin. Quella qua che chiude in un tempo 1:24:48 il tempo di Emanuela Stacchietti della SEF Macerata, che si aggiudica il titolo italiano per questa categoria delle donne 65enne sulla Picone, la Paiuca, la Forti e la Venturin. Quella qua che sta chiudendo, l'ultima classificata, qui abbiamo due atlete, la quarta e la quinta, con tempi superiori ai 2 minuti. Per correre occorrono delle buone gambe, ma anche delle ottime scarpe. E la Goba è l'azienda dove potrai trovare tutto ciò che ti serve per soddisfare le tue esigenze. Running, atletica, calcio, calcetto, padel, tennis, volley. Giancarlo ti aspetta a Monte Cassiano o nei vari appuntamenti budistici marchigiani.